È stato spento grazie all'intervento di due aerei Canadair. L'incendio boschivo di probabile origine dolosa scoppiato venerdì scorso nel parco naturale regionale del Monte San Bartolo a Pesaro. Le fiamme, che secondo le prime indagini sarebbero partite da due aree distinte, si sono sviluppate a nord della località di Castel di Mezzo e favorite dalla forte pendenza e dalla densità della vegetazione. Poco prima delle 13 era tutto sotto controllo, ma gli agenti volontari sono rimasti sul posto fino alle ore 18 per essere sicuri che il rogo si fosse spento definitivamente, come afferma il comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato, Maurizio Cattoi. Per quanto riguarda gli incendi, questo non è nemmeno un periodo di emergenze. Pensare che il giorno dopo l'evento ha piovuto in modo abbondante, ha detto, a dimostrazione del fatto che non siamo ancora nel clima estivo e che quindi la vegetazione è ancora verde. Il quadro relativo a questo specifico evento ed è all'esame di noi investigatori, è capire se, visto che è stato sicuramente la mano dell'uomo come dire, ad innescare l'incendio, tratta di capire se c'è un obiettivo, c'è cioè una volontà specifica di danneggiamento dell'ambiente o di interessi particolari sul posto, oppure non sia invece di caratteristiche, diciamo, più colpose, persone che possono avere qualche interesse particolare nel danneggiare l'ambiente. Le operazioni di spegnimento proseguite per l'intera giornata di venerdì sono state piuttosto complesse a causa dell'inaccessibilità dell'area per il crollo di un tratto di strada. Per questo, vigili del fuoco e del corpo forestale hanno chiesto l'intervento tempestivo di due Canadair della Protezione Civile con sede a Roma, arrivati sul posto attorno alle 11. Inoltre sono intervenuti anche i volontari del gruppo comunale di Pesaro, ma l'attività è stata monitorata e controllata anche a mare da due motovedette della Capitaneria di Porto. Avete effettuato un altro sopralluogo oggi? Attualmente no, perché l'attività stanno proseguendo in altre direzioni. Comunque anche il problema è legato soprattutto alla difficoltà di raggiungere la zona, in quanto ci sono l'unica possibilità di accesso diretto è un'area in frana attiva, per cui a seguito delle precipitazioni abbondanti di sabato scorso non è stato opportuno raggiungere la zona per non mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori. Adesso in queste giornate, dove si sta consolidando un pochino il terreno, tenteremo di accedere all'area per fare una puntuale esplorazione dell'area e riuscire a identificare eventuali altri elementi utili al proseguire l'indagine.